un ospite che viene da molto lontano, pensate che viene dagli Stati Uniti dell'America. In realtà, più che un ospite musicale, è un vero cowboy. Un vero cowboy che viene dagli Stati Uniti d'America, da uno stato che lui ci preciserà. Prendi il microfono, please. Eccolo qua, Paul the Kid Borio. Grazie, grazie. Un saluto a tutti voi. Sentite che voce calda. Scalda un po' l'ambiente questa voce. Con questa voce che è un po' umido qui da voi, io sono abituato a altri climi. Il clima del... Nebbiosca. Eh? Nebbiosca. Dov'è? Cuneo? Dov'è Cuneo? Cuneo è in Nebraska. È difficile da pronunciare questo stato, è uno stato americano conosciutissimo. Americano, e quella è la pronuncia tipica del luogo. Sì. Nebraska. Nebraska, dopo Alba, tra Alba e Broa praticamente. Allora, Paul è un vero cowboy, e la vita del cowboy com'è questa vita del cowboy? È durissima la vita del cowboy. È dura la vita del cowboy. Molto dura. Molto dura. Mi hanno già fregato diverse volte il portafoglio. Vabbè, questa non è una cosa che ci capita. Ma come mai? Però noi cowboy abbiamo dei problemi particolari. Perché? Quando ti fregano il portafoglio cosa fai? Mi metto a urlare in mezzo alla folla: al ladro, al ladro, prendetelo. E loro prendono, fermano il ladro. No. Perché? Non mi sentono mai. È vero, in effetti forse potresti parlare con un tono più acuto. No. Scusa. Ma il pubblico ai tuoi concerti cosa fa? È tutto esaltato, grida, un pubblico di cowboy che grida. Il pubblico è entusiasta. Entusiasmo sfrenato questo qui. E cosa grida? Yuhu, yuhu. Grazie. Ma dove lo fai lo spettacolo? E dove li fai gli spettacoli? Al cimitero? Scusa, non lo lasci perdere, guarda. Lo lascio perdere. Lascialo perdere. E quindi per sentirti a casa tua loro dovrebbero fare così. Sarebbe bellissimo. Che difficile. Ok ragazzi, uno, due, tre. Più basso. Belli. Siete commoventi. Se sono proprio esaltati cosa fanno? Alleluia. Uno, due, tre. Ti piace? È bellissimo, grazie. Bene. Tu sì, in effetti la vita del cowboy è dura. È molto dura la vita del cowboy. Per quello che si è messo a fare il cantante. Sì, anche per quello. A volte giro per il villaggio a cavallo. Il mio cavallo è un po' nervoso e si imbizzarrisce. E allora comincio a urlare a tutti: largo, largo, pista. E si scansano tutti? No, non mi sentono mai. Mi pareva. Comunque poi è anche dura perché ti alzi presto al mattino, naturalmente, sai, al canto del gallo. Ci alziamo al canto del gallo. Il gallo come canta dalle tue parti in Nebraska? Fa kikirikei. Kikirikei. E il gallo cowboy pure lui. E tu, anche ti alzi, lui. Tu ti alzi subito? No. Non lo sento mai. A che ora mi alzo verso le 11:30. Ho capito. È una vita dura. Per quello sei, dura. Sei passato all'arte e hai scritto questa canzone che è andata nei primi posti delle Hit Parade. Certo. È vero? Ecco, questa canzone è una canzone che tratta un argomento scottante, cioè il sistema educativo in America, ma mi sembra che abbia a che fare anche col sistema qui italiano. Penso di sì, non conosco il vostro, ma... Immagino. Bene, questa canzone come si intitola? Si intitola Scuola.